Ancora un furto con scasso alle porte di Arezzo, nel mirino dei malviventi, il Tropical Bar di Via Romana. Un colpo rapidissimo, i ladri sono entrati in azione intorno alle 5 della notte tra domenica e lunedì, forzando la saracinesca e la serratura della porta vetri d'ingresso. Una volta scattato l'allarme, il titolare si è precipitato al bar, abita infatti a pochi metri di distanza dal locale, ma al suo arrivo dei banditi non c'era più traccia. I malviventi sono riusciti a portar via il cambiamonete. È successo che la mattina alle 5 mi sono sentito suonare l'allarme sul telefono, era l'allarme bar, al che io mi sono vestito in fretta e furia e nel giro da quando ho suonato arrivare qui al bar era trascorso poco più di 3 minuti, 3 minuti e mezzo. Sono arrivato qui, ho trovato la saracinesca alzata alla porta divelta e sono entrato dentro e mi sono accorto che avevano rubato il cambiamonete dei giochini. Ci sono due o tre scalini loro. Per portarlo alla macchina l'hanno sbattuto per terra, infatti hanno sentito questi tonfi e poi una grande sgommata della macchina che sono partiti, però nessuno mi ha saputo dire che macchina era. Cercherò di mettere l'allarme migliore, cioè meglio di quello, per dare tempo, che non abbiano tempo siccome passano 15 secondi quando suona, prima che arrivi a me, io voglio che sia istantaneo. Come tocchi la saracinesca deve suonare. E allora diventa un problema anche per loro, perché a meno che siano fulmini, ma non credo che siano fulmini.